Montanara, la replica dei sindaci. Borgo Tossignano, l'appello degli assistenti civici. Casal Fiumanese, arriva il tennis tutto l'anno. Castel del Rio, scuola pronta entro gennaio. Benvenuti cari amici di Televallata, anche oggi 16 novembre il TG della Vallata del Santerno in onda da Borgo Tossignano è qui con voi. Un saluto anche da parte mia e un grazie di cuore a tutti voi che ci seguite sempre numerosissimi. In apertura di questa edizione puntiamo ancora i riflettori sui lavori di messa in sicurezza della provinciale Montanara. Questa volta abbiamo sentito il parere dei sindaci. Cominciamo subito con i pareri di Stefania Dazzani e Vanna Verzelli. Direttamente non ho avuto delle lamentele particolari, se non appunto il fatto chiaramente che la viabilità è modificata e ci si deve abituare a non girare in mezzo alla strada. Devo dire che qualcuno è venuto da me dopo l'incontro di martedì scorso, le dico di no, cioè nel senso che non ho avuto ritorni particolari di persone arrabbiate che siano venute in comune su questa cosa. È chiaro che ci possono essere alcune cose che probabilmente vanno anche spiegate con interventi. Ho saputo che nell'incontro dell'altra sera, ho visto anche le foto sui giornali, c'era abbastanza gente. Adesso mi dispiace che la stessa gente non ci fosse quando il progetto è stato presentato a suo tempo, quindi insomma è un po' a testimonianza che la gente insomma si interessa delle cose solo poi quando sono fatte ed è più capace a volte di criticare che di programmare. I cittadini hanno posto molti temi, alcuni avevano un dossier, dei punti critici, le domande, le perplessità, perché sicuramente l'intervento è un intervento che ha cambiato quella che è la fisionomia della strada Montanara. Cosa abbiamo risposto a tutte le osservazioni poste? Siamo partiti dal tema di fondo, perché questo intervento? Perché al centro c'è il tema della sicurezza, cioè non è che la sicurezza la possiamo usare a forme alternate. Quando c'è un incidente, penso a Fontanellice che ha pagato un tributo molto alto sugli attraversamenti con i suoi cittadini. Quindi la necessità era di fare un intervento che mettesse in sicurezza la strada. Quindi alle obiezioni per arrivare a Imola ci metto molto di più, sì, perché c'è la sicurezza. Ci sono ancora aspetti, ma c'è ancora un cantiere aperto, ci deve essere ancora fatto il collaudo, per cui ci sono aspetti che vanno visti, vanno misurati, vanno valutati. Sul tema, poi tanti agricoltori chiedono sempre, il tema della mieti trebbia che non passa per via dei restringimenti di carreggiata. Ecco, vogliamo chiarire un po' questo aspetto? Questo è un trasporto eccezionale, anche prima erano autorizzati, è chiaro che prima non ci si rendeva conto visivamente che si superava la mezzeria della strada. Passeranno sui codoli, verranno tolti i segnali, che fra l'altro da Borgo Tossignano fino a Castel del Rio sono state ridotte la loro grandezza da 60 cm a 40 e verrà effettuato il trasporto. E qualcuno ha detto invece poi, ma tutta questa segnaletica è opportuna in questi paesini piccoli di montagna dove comunque bisogna salvaguardare forse anche un po' un'estetica della strada? Sì, questo tema è venuto fuori anche nell'incontro, però io penso che dobbiamo sempre mettere al centro qual è l'obiettivo principale, e l'obiettivo è la sicurezza, cioè noi non possiamo prescindere da questo. 1600 mezzi passano in vallata al giorno. E i nostri territori, ma penso soprattutto a Fontanellice, è tagliato nettamente dalla strada Montanari. Proseguiamo ora con quello che ci hanno detto Roberto Poli e Alberto Baldazzi. L'obiettivo principale è limitare il rischio e annullare, io spero, ma ridurre gli incidenti mortali o gli incidenti gravi che sulla Montanara purtroppo in questi anni si sono verificati. Quindi il primo punto su cui ragionare è quello dell'eccessiva velocità, per cui interventi per ridurre la velocità sono indispensabili per la sicurezza. Io credo che un bilancio da questo punto di vista sia difficile farlo dopo neanche lavori conclusi, ci vorrà il tempo per valutare gli effetti che io credo saranno positivi rispetto ai dati tragici che abbiamo avuto in questi anni. Dopodiché, per quanto riguarda Casale, noi con la provincia abbiamo approfondito e esaminato congiuntamente dove collocare gli attraversamenti pedonali, insomma quali erano le soluzioni dal punto di vista della sicurezza che davano, almeno sulla carta, davano le maggiori garanzie. Quindi io penso anche che uno degli obiettivi nel medio periodo sia quello che ci potrà
consentire di vedere un minor traffico di mezzi pesanti, perché c'è anche un ragionamento di tempi di percorrenza, per cui noi la Montanara è una strada ormai urbana che però è sotto una pressione fortissima del traffico pesante. Metterci un'ora in più può essere che disincentivi, diciamo così, questo aspetto, che comunque non è un aspetto secondario. L'intervento sulla Montanara è un intervento programmato da anni con un cofinanziamento europeo. Credo che per le valutazioni sull'opportunità di farlo in questi termini bisogna che aspettiamo qualche anno per capire se effettivamente, come speriamo, la sicurezza sia aumentata. C'è il tema dei cartelli, sicuramente di qualche elemento che può essere percepito dai cittadini come elemento di intralcio, ma la Montanara è una strada troppo pericolosa per non fare nulla. Noi non ce la sentiamo come amministratori di dare un giudizio tecnico, aspettiamo la prova dei fatti. Credo che sia necessario, con moderazione, con intelligenza, aspettare un paio d'anni per vedere se i risultati sperati sono risultati effettivi. La disponibilità del nostro servizio manutenzione strade, in particolare dell'ingegner Parmegiani, è sicuramente tale da poter garantire verifiche e eventualmente anche dei correttivi. Alcuni interventi che le imprese non avevano fatto in maniera adeguata, penso alla pulsantiera della chiamata per il semaforo pedonale, quindi il semaforo a chiamata, è già stato modificato. La massima disponibilità da parte della provincia per intervenire e verificare quali sono le cose che non funzionano. Al tempo stesso ci teniamo a sottolineare che il progetto è stato condiviso con tutti. Ha fatto il giro del web la foto del masso di 12 tonnellate di pietra serena caduto alle porte di Castel del Rio da un camion in corsa verso Imola. L'incidente è avvenuto alle 7:30 del mattino. Pesanti sono state le ripercussioni sul traffico della provinciale. Fortunatamente però non si registrano né feriti né danni ingenti. Gli assistenti civici di Borgo Tossignano svolgono un'importante funzione di presidio del territorio. Adesso, per meglio regolamentare il traffico, chiedono all'amministrazione comunale di essere equipaggiati con una paletta. Abbiamo raccolto per voi il loro appello. Per svolgere un servizio migliore sia per noi sia per il cittadino come sicurezza, chiedo agli organi preposti, specialmente quelli di Borgo Tossignano, in momenti particolari di servizio e caotico, dove noi siamo coinvolti, noi e tutta la popolazione, di usare in quei momenti lì di pericolo la paletta, perché è una cosa indispensabile. Perché logicamente i vigili e la polizia hanno il loro da fare e qui il territorio qua rimane scoperto e praticamente noi siamo chiamati a una vigilanza continua. Mi associo al mio collega, però è sempre quel discorso: la mattina dunque stai un'ora davanti alla scuola e anche un'ora e mezzo, e allora quell'ora e mezzo lì dopo... Io mi metto qui perché la gente qui era abituata che veniva dentro dal di là, che non si può venire dentro, veniva fuori di qui, veniva giù di qui, che non si può venire, e allora devi fare un servizio anche qui. Dunque noi vorremmo operare più in tranquillità, ritornando sul discorso di questa famosa paletta che ce la tiriamo dietro da mesi, per un servizio ottimale. Ora una piacevole novità per gli sportivi di Vallatta: è appena stato realizzato a Casal Fiumanese il campo da tennis interamente coperto. Sarà così possibile per i giovani e non usufruire di questo impianto e quindi praticare questo sport non solo d'estate ma tutto l'anno. Questo progetto nasce da una chiacchierata fatta dopo una delle solite lezioni con uno dei miei più cari clienti, che era proprio qui di Casale, che buttandomela lì a mo' di ridere mi fa: ma perché non porti il tennis in Vallata? E niente, io l'ho presa sul serio, nel senso che ho cominciato a ragionarci su e ho fatto anche un pochino di ricerca, ed effettivamente è vero che in Vallata non è mai esistito un circolo di tennis che svolge attività permanente durante tutto l'anno,
e non è mai esistito nemmeno un campo da tennis coperto. Il progetto intero in realtà comprende la copertura sia del campo in erba sintetica polivalente, che è quello già coperto, comprende la copertura anche del campo in terra rossa. E piano piano spero nel giro di un annetto di riuscire, uno o due anni, di riuscire a coprire anche quello. E c'è stata una buonissima affluenza finora, sia in termini di adulti che di bambini, e c'è già un buon numero di soci. Questo progetto è stato possibile realizzarlo grazie al supporto fondamentale dell'amministrazione comunale, del sindaco, della polisportiva e di tutte quelle persone che comunque, nonostante le difficoltà, perché dirlo sembra facile, ma dietro ci sono tante difficoltà e tanto lavoro e tanto sacrificio, non solo da parte mia. Parliamo ancora di sport e ci spostiamo a Borgo Tossignano, dove la scorsa settimana è arrivato a far visita agli studenti Davide Scazzieri, il campione di ping pong che ha partecipato alle Paralimpiadi di Londra. L'abbiamo intervistato per voi. Sì, è un'esperienza indimenticabile in tutti i sensi, sia come ambiente, come empatia, perché è comunque unica. Vivi il villaggio olimpico, lo stesso che hanno vissuto i normodotati, e in quel momento ti senti un vero professionista come atleta, come uomo. E io un esempio che porto sempre alla luce per evidenziare l'importanza di un'Olimpiade, di una Paralimpiade, che ho vinto i campionati europei, ho vinto dei giochi mondiali, e nessuno lo sapeva, lo sapevo io, lo sapevano gli addetti ai lavori. In questo caso ho solo partecipato alle Olimpiadi, alle Paralimpiadi, e ha avuto più eco una partecipazione di una vittoria. A Borgo lavoro semplicemente nell'agenzia di Unicredit Banca, vivo a Imola, sono originario di Bologna, però sono stato praticamente adottato anche in termini di affetto. E quindi abbiamo fatto un paio di iniziative interessanti con i ragazzi, a fare una chiacchierata, alla fine una chiacchierata piacevole per sensibilizzarli sullo sport per disabili, per fargli anche capire che le diversità non ci sono, che comunque anche se fra di loro c'è il ragazzo disabile che ha qualche problema più o meno grande, cioè devono considerarlo alla loro pari, accettarlo, e soprattutto qua fortunatamente insomma non c'era, sensibilizzare gli stessi disabili che sono normali, che si possono comunque far accettare, che possono competere. Sarà pronto entro l'inizio del 2013 il nuovo edificio scolastico di Castel del Rio, che accoglierà i bambini delle scuole elementari. Nel 2009 il plesso di via 4 Novembre era stato dichiarato inagibile, di conseguenza gli alunni delle elementari erano stati trasferiti nella struttura adiacente, mentre quelli delle medie erano stati provvisoriamente collocati all'interno di Palazzo Alidosi, in aule ricavate dalla Sala Magnus. Subito era scattata la corsa al reperimento delle risorse per realizzare la nuova scuola. In tutto un investimento di circa 1 milione di euro, buona parte dei quali provenienti dalla Protezione Civile, ma anche dalle casse comunali e da quelle dello Stato. Anche la provincia ha stanziato circa 70.000 euro che serviranno per realizzare un asilo nido all'interno della stessa struttura. La scuola, realizzata interamente in legno, sarà rispondente a tutte le più recenti normative antisismiche. Importante è stato anche il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, che ha stanziato altri 50.000 euro per la creazione di una seconda scala di uscita del plesso attiguo alla nuova scuola. Chiudiamo con una notizia di carattere ambientale. Come tutti voi saprete, e anche noi ne abbiamo parlato, dopo circa un secolo sono tornati i lupi nell'Appennino bolognese. Nel 2009 si contavano circa 50 capi all'interno della nostra provincia. I territori più stabili, si è visto, sono i parchi regionali. Questi e tanti altri dati sono stati raccolti da un'indagine della Polizia Provinciale partita nel 98 e tuttora in corso, quindi ci sono ancora tante cose da scoprire su questo bellissimo animale. Per saperne di più potete consultare il volume di recente pubblicazione Il lupo nell'Appennino bolognese, che contiene appunto tutti i risultati di questa indagine nel lungo periodo dal 1998 ad oggi. A conclusione di questa edizione vi ricordo l'appuntamento venerdì 23 novembre alle 19 nella sede della Bocciofila di Casal Fiumanese con la cena di beneficenza promossa dall'Hauser di Casal Fiumanese, di Sassoleone, di Belvedere e Giugnola. Il ricavato sarà destinato in parte all'acquisto di attrezzature per l'Hauser, in parte all'acquisto di prodotti alimentari da consegnare alle popolazioni colpite dal sisma.
E sempre alla Bocciofila di Casal Fiumanese sarà possibile tutti i sabati sera a partire dalle ore 20:30 giocare a tombola. Sono infatti ripartite queste serate di tombola con tanti ricchi premi in palio, quindi non mancate. E per oggi è davvero tutto, vi ricordo che potete seguire tutte le nostre edizioni sul sito www.televallata.it. Per segnalazioni potete invece scrivere a info@televallata.it. E per rimanere aggiornati in tempo reale vi consiglio anche di seguire la nostra pagina Facebook e Twitter e ovviamente i nostri video tutti caricati sul nostro canale di YouTube. Non mi resta che rinnovarvi l'appuntamento per venerdì prossimo, 23 novembre.